Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di GT Online? Bene, contattami su Instagram, link qua sotto nella descrizione. Bella ragazzi, Quick Swill, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qui ritornati in compagnia del signor Lillo. Ma cosa mi fa lei, signor Lillo? Bollino giallo, ragazzi, già si sa, pazienza, Lillo ha deciso così. Comunque, prima che il signor Lillo, diciamo, facesse delle robe poco consone per il codice di YouTube, stavo dicendo che per l'appunto siamo qui ritornati con la serie 2013 Edition versus 2021 Edition. Ed oggi andremo ad affrontare il colpo ai laboratori Humane, così si chiama. Difatti l'altro giorno in live abbiamo fatto le preparazioni, lasciam perdere, è stato un casino, un manicomio assoluto. Ci abbiamo messo 3 ore e voi non potete capire le sclerate allucinanti, ma vabbè. Come al solito andrò a fare il colpo con i miei mitici abbonati e let's go, avviamo sto colpo. Ma prima di cominciare, io come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 1000 like, condividete il video con tutti i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere i futuri video. Se lo fate siete dei grandi. E soprattutto commentate qua sotto nei commenti con hashtag Lillo non sabotare la monetizzazione. E vi lascio il cuoricino. Ovviamente mettiamo difficile, obbligo, vabbè, facciamo tutto normale, ok. Ed ecco qui la squadra di oggi al completo, composta da X-Willo, Kratos, The Mampas X e Mago Cantido. Il mago ci serve per far scomparire le cose. Tra l'altro ha il ranco molto simile al mio, ma va bene così. Ma prima di cominciare con il colpo vorrei ricordarvi che ho altri due canali, uno dove pubblico estratti live, quindi potete trovare gare di GT Online se vi piacciono e altri giochi comunque sia, anche reaction, un po' di tutto. E poi c'è un altro canale dedicato alla tecnologia dove pubblico video sulla tecnologia. Perché vi sto dicendo ciò? Per il semplice motivo che attualmente escono più video su quei due canali che su questo, quindi se volete guardarmi più spesso durante la settimana seguitemi su quei due canali, link qua sopra nelle schede. Si può dire che io non mi ricordo una mazza di questo colpo, cioè proprio zero. L'ultima volta che l'ho fatto sarà stato tipo 3 anni fa, quindi boh, perfetto. Ok, perfetto, $675, pilota, tiratore, squadra di terra. Io voglio fare squadra di terra, se permettete, eh. Quasi quasi alla famo, squadra di terra io, metto The Mamba Six tiratore e pilota. E con me voglio quello con rango simile al mio, dai. Il signor Lillo si piglia $371,000. Direi che niente male, ci sta, dai. Guardalo Lillo, eh. Famo sto colpo, vediamo un attimino come si fa. Allora, io salgo sulla mia baller e vado verso la destinazione. Non credo di aver mai fatto sto colpo con squadra da terra. Raggiungi il Valkyrie, ok. Mago Cantido ha un po' un problema. La ghicchia, vabbè, l'importante è arrivare sani e salvi al Valkyrie, che non so dove sia. Abbi pazienza, vedo la Tesla Roadster passare così, che fa, non me la piglio. Ma si figuri, è il minimo. È già un'altra storia. Ok, perfetto, sono arrivato al Valkyrie in modi un po' particolari, ma ci sono arrivato. E adesso credo che il pilota mi dovrà portare là al laboratorio. Ok, ed eccoci qua alla zona di scarico, credo sia un pochettino più in alto, esatto. Beh, sappiamo tutti cosa dobbiamo fare, no? Dobbiamo buttarci, poi una volta che ci siamo buttati arriviamo di sotto. Premi per visualizzare, tieni... va bene, dai, buttiamoci. Attenzione, è saltata la luce e devo paracadutarmi qui al parcheggio del laboratorio Humane. Ci arriverò in men che non si dica. Apri il paracadute. No, ho sbagliato. Sbagliato di brutto, fratellino. Ho sbagliato l'atterraggio. Vabbè, ci vado a piedi. Where is the problem? Ho voluto esagerare un attimino. Ma seriamente? Ma veramente? Cioè, ma mi puoi morire schiantato al muro? Ma veramente? Ma come fa? Ah, si riparte da qui, che bello! Vai, chissà quante volte vedremo questa scena allora. Sali sull'elicottero, sì, che bello, yeah! Poi voliamo, Ok, ed eccoci qua, mi posso paracadutare nuovamente. A sto giro mi auguro vivamente che il mio alleato non si schianti al muro, perché sennò altrimenti è un po' un problema. Tra l'altro che bello che carica le texture proprio all'ultimo, eh. Congratulazioni GTA, veramente ottimo. Sì, devo aspettare il tizio là. Ma dove va? Cioè, ma quello ha aperto il paracadute 20 anni prima? Ma dove è atterrato? Ci serve un mago per capire le mosse di sto cristiano. No!
No, non lo fare, ma è un pazzo. È un criminale, ragazzi, ma è un criminale veramente. Ma cosa fa? Ok, va bene. Perché mi si è attivato il visore? Credo che ci siano cristiani da ammazzare. Deduco, già, vedi. Per fortuna che ho carabina speciale, tutte queste robe qua. Beh, non dovrebbe essere molto difficile sto colpo, teoricamente. Poi non saprei. Magari lo confronto con quello della storia, boh. Perché il laboratorio humane ci stanno due colpi, quello nella storia e quello nell'online. Quindi magari confronto i due colpi, non lo so. Faccio uno. Ok. Vedi, sì sì, un po' di confusione la sto facendo. Perché tipo qui ricordavo che era pieno, ma invece è vuoto. Perché è pieno nella storia. Qui invece è praticamente il deserto del Sahara. Qui ce n'è uno. Occhio. Là davanti mi pare che ce ne sia un altro. Colpiscilo, dai, oh, ma lo fai rialzare. Ma che è, davvero? E prima me lo abbatte e poi me lo fa rialzare. Ma di cosa stiamo parlando? Sì, ma la visuale che mi si bugga. Mo dico io, ma... pare un gioco degli anni 90. E che cabbo. Cioè tutta la visuale che si incastra. Poi non so perché mi sono arrivate 200 mosche per l'occasione. Fino a 2 secondi fa non c'erano. Ho aperto la finestra un minuto, sono entrate 300 mosche. Vabbè. Che roba ci sta da fare qua? Altri due? Ok, altri due, via. Ammazzalo. Ammazzalo. Stai dove sta. Basta che muori, guarda. C'è qualcuno qui dietro? No, niente scam. Raggiungi il tasterino. Ok, va bene. Il tasterino sarà raggiunto in men che non si dica. Ok, spero di trovare un'intesa allora con sto cristiano. Perché boh. Vediamo, eh. Ok. Dai, dai, l'abbiamo fatto quasi contemporaneamente. Perfetto, vai. No, madonna. Si era spento per un attimo il visore. Non so per quale motivo. Vai. Vai, Lillo, cerca. Sta caricando i dati sulla chiavetta USB. Via, ok. Mi ha rubato il video, ragazzi. Trasferimento completato. Mamma mia, ma che USB c'ha questo? USB 19. Se porca vacca. Ci rendiamo conto di quanto ha trasferito velocemente il file? Usa l'ascensore, ok. Bello il suono dell'ascensore, ottimo. Muori, anche tu muori. Anche tu... dove sei? Muori, ok, perfetto. Si esce dal mare, ragazzi. Sai che forse si esce dal mare? Praticamente è il colpo là del... esatto, vedi, immergetevi. Non si vede dove mi sono lanciato. Ma come si è suicidato The Mampa 6? Ma come fate a suicidarvi, ragazzi? Io vorrei... vi chiedo, come fate a suicidarvi? Siete su un elicottero. Questo ha pigiato triangolo, palese, si è buttato. Mi ha appena scritto come sono morto. Non lo sa manco lui come è morto, raga. No, ma tu sei stupido. Non ci voglio credere, ma poi, cioè, forse mancava tanto così. Perché bastava uscire e ci salvava il checkpoint. Io non ci voglio credere, dai. Oh, devo saltare? Ok, vai. Speriamo vada bene a sto giro, va. Oh, ha caricato le texture prima. È di buona fiducia. Già che mi carica le texture prima, ma quello mi apre il paracadute quanto è là in aria. Non ti incastrare. Ah, proprio così, a bestia lui, ma proprio... non gliene può fregare di meno, è una bestia. Riammazziamo tutti, che bello, yeah. Ritorniamo là in fondo. Avevamo praticamente finito, ma avevamo finito. Questa è un'infamata, bella e buona pure. E muovi, Lillo? Che cammina più veloce, mannaggia a te. Io sono arrivato, signori, ci risiamo. A sto giro siamo stati molto più celeri di prima. No, ma che cosa fa il mio pupa? Vai, reinserisci. Non so perché il mio mino era là paralizzato. Nuovamente chiavetta USB 90. Vediamo di uscire prima che si suicida qualcuno, vediamo di uscire. Non mi fare body block, ma almeno beccalo. Se mi fai body block e manco lo becchi. Ma cosa sta succedendo? Io boh. Teoricamente se vado giù da qui non dovrei morire. Ok, c'è l'acqua, buono. Senti giù, il rebraider l'ha equipaggiato automaticamente? Spero di sì. No, raga, non mi ha equipaggiato il rebraider. Come faccio? Necca subito! Ma non ho niente! Ma che cazzo di senso c'ha? Ma non c'è il rebraider, ma perché non c'è il rebraider? Ma veramente, ragazzi? Ma ora dico io, ma dammi la possibilità di acquistarlo velocemente. Sto gioco è realistico dove vuole lui, poi il resto no. Tipo il fatto che tu riesca a depositare i contanti dal cellulare, ottimo. Le moto volanti, te compri le munizioni dal menu interazione. Però poi, giustamente, il rebraider ti attacchi al costare. Devi riavviare la missione perché non ce l'hai. Ma poi dammelo uno dei
equipaggiamento. 2. Boh, andiamo a comprare sto capo di Rebraider allora. Vai. Ok, ed eccoci all'ammunition. Fatemi comprare cortesemente ste robe, vi prego, dai. Rebraider, dove sta? Ma ne ho 4. Scusatemi, ne ho 4 e sto stupido non me lo equipaggia. Completamente antato sto gioco. Speriamo. Guarda, me lo auguro che a sto giro me li equipaggi, se no c'è qualche problema. Il fatto è che oltre il danno, la beffa, mi tocca andare di nuovo là. Perché Lester, quanto vuole lui, ti scassa a mandarti inviti su inviti su inviti. Poi quanto ovviamente ti serve, no. Per un attimo, che già che ci sono, tanto son lillo, no? Son lillo, già che ci sono, faccio la lillata, no? Dov'è che sta il baretto? Là davanti, che problema c'è? Andiamo a farlo una rapina là, no? Prima del colpo, se fa un altro colpo, mi pare il minimo. Tanto è da tanto che il signor Lillo non lo fa, facciamoglielo fa, con l'aereo tra l'altro. E con tanto di Rebraider, perché c'è la puzza di cane morto dentro sto locale. Dammi soldi. Muoviti il culo che devo andare a fare il colpo più grande della tua attività. Grazie, grazie, grazie. $1300. E tentiamo la fuga con l'aereo. Sperando che non arrivi la pula. Mobilitality. Mobilitality. Non so manco più parlare. Mobilitali. Mobilitati. Finalmente ce l'ho fatta. Body off-road con l'aereo. Ci sta. Dai, dai, che ce la fai. Dai, che ce la fai. Non crollare. Opla. Dritti a casa. Ecco qui il mio magnifico palazzino. Dai. Atterriamo in totale sicurezza. Perfetto. Beh, totale sicurezza. Non è né la nostra sicurezza e manco quella degli altri, quindi figuriamoci. Senti, grande Lillo che fa il pesce cane. E speriamo sia la volta buona, va? Bene, rieccoci qua sui laboratori humane. Buttiamoci, let's go. Vi giuro, è imbarazzante tutto ciò. Cioè, è allucinante. Siamo qui da un'ora per fare il colpo ai laboratori humane. Mi sembra una presa per il culo, onestamente. Vabbè. Cioè, raga, è allucinante. Ma poi magari mi dite che sono stupido e ci avete anche ragione. Perché ho scoperto che qui non si va sull'inventario ma sullo stile per abilitare il robot lì. Ma è la visione notturna senza il visore notturno? Vedi, accessori non sono compatibili con... Aspetta un attimo, io spero che ciò che ho letto non sia vero. Non è che non mi equipaggia il Rebraider perché... No dai, non è possibile. Io credo che non... No, cioè credo che non sia... No, no raga, non ci voglio credere. Se non mi equipaggia il Rebraider perché non è compatibile col completo, fa ridere. Ah, Kratos si è suicidato, ok. Ottimo, Kratos riesce a suicidarsi in modi incredibili. Lanciamoci, vai. Per l'ennesima volta, signori. Comunque mi sa che veramente ho scoperto un bug, perché col fatto che non mi fa equipaggiare il Rebraider, che mi dice che non è compatibile col completo, sta roba a me onestamente un po' puzza. Però dai, voglio credere che non sia così, perché altrimenti è veramente imbarazzante. Ho bisogno degli abbonati forti. Vi abbonate, grazie. Se volete abbonarvi gratuitamente su Twitch, vi abbonate, così almeno se siete forti, se siete nab. Ce li ho già. Uscirà ad atterrare l'amico nostro o si schianterà inesorabilmente? Ah, buttiamoci di nuovo. Quante volte avrò detto sta frase? È allucinante, boh. 20.000 euro sullo schianto. Ma stiamo scherzando. Dai, non si è schiantato, ma è sceso dall'altra parte. Mamma, veramente. Io vado avanti. Ah, ma adesso siete pure immortali. Non lo sapevo. Pure con le granate, mo tanto ormai. Io sono arrivato, ma adesso mi tocca aspettare per forza l'altro tizio. Nel frattempo, indovinate cosa accadrà? Esatto. Qualcuno si suiciderà. Ovvio. Salve, buongiorno. Lei è arrivato giusto in orario, per timbrare il cartellino, ma ci mancherebbe. Adesso, caro gioco, fammi equipaggiare il Rebraider, grazie. Sai com'è, no? Cioè, terrei equipaggiare il Rebraider. Allora, automaticamente non me lo metto. Io teoricamente dovrei andare su. Stile, vedi, accessori, non c'è. È stupido questo gioco, è proprio ignorante. Io non posso andare avanti, perché non posso mettere il... Non posso mettere il Rebraider. Sto guardando da tutte le parti, Cioè, che devo farmi? Miglioro l'apnea qua, ma poi non ce la posso mai fare. Guarda quanto è lungo, mi serve per forza il Rebraider. Io non lo so, questo è uno scherzo, è un prank, un troll, è qualcosa del genere. E giustamente mi fa riniziare da capo, ma veramente? Dai, io ragazzi non c'ho parole, poi magari sono stupido io, ma... Cioè, punto primo te lo deve equipaggiare automaticamente, punto secondo. Cioè, io qua non ho il Rebraider, se provo ad equipaggiarlo, non posso. Non c'è stai stile, dovrebbe...
dovrebbe essere qua, ma non me lo fa fare. Mi dice che gli accessori non sono compatibili. Mi puoi mettere un completo che non è compatibile con la missione? Raga, scusatemi un attimo, eh. Non si faccia gli accessori, cioè, vai su stile. Ok, accessori. Qui mi dicono freccia sinistra, eh. Mo io vado giù. Raga, cioè, le clicco tutte e due. Non va. Cioè, ma veramente. Io basta. Cioè, io credo di averle viste tutte. Io reggio in un modo incredibile. Cioè, questo video ve lo concludo così, ragazzi. Cioè, ve lo concludo con la vergogna di GT Online, va bene? Ve lo concludo arrabbiato con la vergogna di GT Online, con i capelli sfatti, perché veramente sono tutti bagnati, perché sto morendo di caldo. Cioè, saranno 800 gradi Celsius. Non posso equipaggiare il Rebraider con questo completo. Io credo di aver detto tutto. Cioè, il gioco ti mette a disposizione un completo che non ti permette di completare la missione, ma veramente.